liberateci da ogni male. Oggi il Vangelo parla che Gesù disse che non è quello che entra che inquina, ma quello che esce dalla bocca. Quando rispondemo male, dimo parole cattive, offendiamo, creiamo discordia con la lingua, con le parole, che sono più taglienti di una spada, quello inquina all'uomo, non è quello che si mangia che inquina. Certamente se uno mangia la robaccia inquinata e tutto, contaminata, è ovvio che lo inquina pure quello che mangia, quello che entra. Però Gesù ci ha detto che quello che inquina e contamina l'uomo è quello che esce dalla bocca, le cose brutte, il male inquina. E quindi prendiamo consapevolezza di questo e cerchiamo da creare e fare uscire dalla bocca tutte cose belle e pure. Adesso mi hai confuso, Capri, che stai a muovere in continuazione. E quindi fammo del tutto per non inquinarci e per non far inquinare noi stessi, perché le parole hanno molta forza, molta energia, dipende da noi. Facciamo in modo da esporre parole giuste e efficaci per il bene collettivo. Facendo questo ci energizziamo, invece se parliamo sempre sboccacciati, parole arroganti, parolacce, offese, calunnie, quello che ci inquina, ci contamina. Ecco, questa è la spiegazione del Vangelo di oggi. Guarda un po', Gesù, Giuseppe e Maria, chiediamo la forza di fare del tutto per tirare fuori parole giuste, buone, per il bene non solo nostro, ma soprattutto in comunione con tutti coloro che ci stanno vicini, per il bene reciproco. Santa Famiglia di Nazareth, aiutateci voi, proteggeteci, liberateci da ogni male. Grazie, grazie. Adesso andiamo su, andiamo a vedere Porta Marina e poi Loreto. Grazie regista. E da adesso in poi cerca di stare più fermo possibile, non ti muovi più. Ogni pezzo stai fermo, stacchi, ritacchi, e dipende dalle angolazioni, va bene? Ok. Piano piano diventerai un professionista. Il castello del comune di Castelfidardo. Andiamo. Guarda un po' il... sì, Simonetta, Stefano. Questo signore è un professore, sì, professore, adesso... E il nome lo sai che mi sfugge? Giuliano Salvucci. Giuliano, giusto. Salvucci lo so, però Giuliano... Come il medico, omonimo del medico. Il professore. Piacere, è molto Stefano. Gentile, simpatico. Piacere. Sempre affabile e solidale il professore. Adesso andiamo a Loreto. Se volete sapere qualcosa sulle rocce o sulle bestie... sappiamo dove rivolgere. Professore, vuoi venire a Loreto? Babbo, non c'è, posso andare a mangiare. Vado a pranzo, perché vado a mangiare, devo prendere pure le medicine che ho a casa. Allora c'ha gli orari stabiliti. E Stefania, anche lei è una professoressa, lui è un professore molto da tanto. Io insegnavo scienze, però ho fatto il geologo. All'università, è geologo. Io sono laureato in... scienze geologiche. Quante cose salto, quante menadette dei volcani, vulcanologia. Sì, perché io sono anche appassionato, no? Allora prima dello studio c'era la passione per la montagna, giravo, osservavo, mi documentavo. De quant'è che non lo vedevo più al professore? Lo studio vero e proprio, adesso sono arrivato alla veneranda età. Quanto? Ma davvero? 70 anni. E ancora studio, tanti mi dicono ma quant'è che non studi più? Io studio sempre, perché lo studio è una malattia molto contagiosa. Se io un giorno non immagazzino nuovi dati sto male. È come uno che non mangia, non puoi stare senza un bel piatto di pasta asciutta. Forte. C'hai fame, lo devi mangiare. Se non lo mangi sei una bestia. Complimenti professore. Oppure sei un eremita, no? Gli anacoreti che stavano dentro le grotte e pregavano, ma quelli gli dava la forza il Padre Eterno dall'alto. Io se sto un giorno senza mangiare la debolezza mi assale. Soprattutto chi studia deve mangiare. Certo. Perché nutrire il corpo a livello del saziare la fame è un nutrimento anche cerebrale, perché altrimenti funziona. Questo è importantissimo. È come la corrente, no? Uno può avere un apparecchio televisivo il più sofisticato. Senti Gabri, se però non c'è corrente, o lo alimenta a pile o con la corrente diretta, altrimenti non funziona. È vero, proprio vero. È vero. Ecco, sempre qualcosa di incredibile il professore qui. Il comune, la torre Castello? Del municipio. Che torre è la torre del municipio? Che torre è? Manco noi che siamo di Castello non lo sappiamo. È Guelfa. Perché le torri sono di due tipi. Sono quelle guelfe che sono dritte, no? E quelle ghibelline che hanno le estremità a coda di rondine. Allora, i ghibellini erano quelli antipapa, che stavano con l'imperatore, mentre i guelfi stavano con il papa. Oh, è un pozzo di conoscenza, una miseria. Un pozzo di puntini. Però anche quella è importante di roba, perché se tu non fertilizzi con materiale organico non ti cresce niente. Ho capito. Fertilizzare con la chimica non è cosa buona. Certo, inquina. Non est bona res. E lei cosa insegna? Latino e greco. Allora, io vado a prendere la macchina. Non est bona res. Ci vediamo qui. Non lo so fare. Sì. Sic et simpliciter. Qualche citazione ogni tanto. Va bene. Oh, non vi votate, No, adesso. Beh, mi raccomando. Che sono, hai visto? Carini, li fa una signora molto devota. Certo che ha una grande pazienza. Se i ragazzi leggessero soltanto questi, si farebbero una cultura, perché oggi purtroppo anche quelli che si professano religiosi non sanno niente della religione. Rosario. Comunque c'è un'idea di un crocifisso. Sì. No, perché oggi c'è una cultura spicciola alla fai da te, no? Invece non può essere alla fai da te, deve essere una cosa seria, approfondita, che viene insegnata da persone che conoscono bene la materia. Una tradizione che si rinnova. Io vedo anche certi catechisti, ma non si dovrebbe parlare male di nessuno. Ci saranno degli ottimi catechisti, per carità, però gli insegnano delle cose così, buttano su, invece bisogna approfondirle, leggendo quelle cose là, perché lì c'è la parola di Dio e da lì uno tira fuori tutto il succo di quello che deve essere la conoscenza per essere un buon cristiano. Va bene, a questo punto vi rinnovo il mio buongiorno, buona domenica, buon pranzo. Grazie, felicità, prosperità e salute. Ma che volete di più? Tante cose. Buona domenica, arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, buon pranzo. Grazie, altrettanto. Grazie, regista. Non lo so come. Paolo, Paolo. Ciao Matteo, c'è Stefano oggi, Simonetta, Stefania, Gabriele, tuo figlio. Ste, saluta Paolo. Ciao Paolo, ciao. Ciao Ste, grazie che siete venuti da Pescara. Grazie, vi è piaciuto da qua i posti? Sì, sì, tantissimo, tantissimo. Ci torneremo anche. Bravi, bravi. Venite a trovare Matteo che lo abbandonano tutti. Oh Paolo, allora ha piovuto? Sì, sì. Finalmente ha fatto una raggiata, mi ha lavato la testa alla zucca pelata. Oh, e a te gli do un bacio a Paolo? Sì, Matteo, dai, fammi dare un bacio alle due femmine. Dai, 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 fammi dare un bacio alle femmine, che io non mi pizzica le orecchie. Però un bacio da te lo voglio, dai. Vabbè, vabbè. Oh. Ciao, salutatemi, dai. Ciao, ciao. Ciao, date via che è tardi, dai. Alla prossima, ciao. 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 No, la Renault 5GL, 1100. GTL. La 5GTL. Quella è una grande macchina. Anche se era piccola la cilindrata, però correva abbastanza. Beh, sì, era una macchinina discreta, insomma. Mm. Che è successo? Che praticamente... io la macchina mettevo, diciamo, il garage sotto il palazzo, il garage di proprietà, e la rimettevo sempre là dentro. Diciamo, una macchina nuova. Immancabilmente siamo a Loreto, qui il parcheggio gratis dove si trova l'area attrezzata dei camper, che per i camper è a pagamento ma per le macchine no. Vedi qui c'hanno le docce, i bagni a 2 euro, qua la fogna. E noi, guarda un po', viene uno, pare una corriera, guarda che figata. E noi andiamo verso le scale sante. Vedi quello come si girava, curioso da vedere cosa stiamo a fare con questa videocamera. Ma no, è per privacy, si è rigirato. Tutti così. Ci tiene tanto non farsi ripiare. Dopo nei social network tutti lì, le foto tutte, tutti nudi. Tutti ci tiene, oh Montesi mi ha ripreso, adesso lo denuncio. In realtà dopo su Facebook e su Instagram è tutti nudi. Ad è quello sicuramente non sarà nudo, intanto quello c'ha 80 anni, però quelli giovani sì. Le donne poi sono nude. Le donne tutte nude, mi manca solo da sfilarsi le mutande, hanno fatto tutto. Tutto. No, il gippetto non ce l'hanno alcune, quindi già tutte nude. Guarda un po', un tombino sbregato dal trattore, in tagliaerba. E quindi adesso ci andiamo a incontrare con i nostri amici lassù che ci aspettano. E poi andiamo alla casa della Madonnina. E qua c'è il cimitero polacco. I nostri amici adesso vanno a vedere la casa della Madonnina. Guarda, vabbè, ci vengono con noi. Sì, sì, però dopo vanno via. Noi stiamo da soli, andiamo via dopo, per i cavoli nostri. Vedi, pare che c'è il temporale, ma adesso butta poco niente. Guarda, il cimitero polacco dove è partiti i palloni. È vero. Da laggiù, ti ricordi? Da laggiù in fondo. I palloni. Adesso sono scoppiati, babbo. A voglia. A voglia se sono scoppiati. Da un bel pezzo. Sono crepati. Sì, guarda i cingoli del trattore, qui ha tagliato l'asfalto, guarda che roba. Il peso del trattore. Poi il trattorino, un trattorino piccolo. Guarda che roba. Loro troppo ci devono aspettare perché ci vuole un attimo per andare su. Tienete forte, Guarda un pinolo lì. Guarda. Vedi? Saria da Magnallo, da Pia un matto, però ci stanno a aspettare tutto il più dopo lo fanno. Ci mettiamo a mangiare per merenda i pinoli. È buono. Io a me non mi piacciono, non lo so. Ah no? Guarda, ce n'è un altro lì. Guarda, è lui lì. Qui sicuramente è cascata una pigna, si è spezzata, dopo c'è i pinoli. Sì. Tutti con gli ombrelli. Non piove niente, tutti con gli ombrelli. Adesso non piove proprio niente. Però basta due gocce che dice nella gente che diluvia. Dove avrà diluviato? Se diluviava qui era il fiume Musò che veniva giù. A stora ci portava via l'acqua. Qui c'era il fiume Musò. Qui a stora c'era un torrente. È vero. Se pioveva. Sì. Invece evidentemente non fa niente. Monte commenti sono sicuro che dice oh ha diluviato. Sì, nei commenti te li leggi, noi commenti. Certo. Le bastardate che scrive una babbo le leggi sempre. Certo. Però te guarda le cose positive. Le bastardate non le guardate. Anche se il 99% tutte stronzate e bastardate. Basamoci sulle cose positive. Anche se oggi come oggi la contaminazione è talmente tanta che uno si basa sempre su quello negativo. Ma non fa bene nessuno sul negativo. Non ci fa bene. Non è buono. Il plagio ormai è totale. Dai demoni incarnati il plagio cerebrale è totale. Ce n'è troppi, capito? Quindi questi troppi fanno abbindolare i cervelli che diventano mentecatti. Ora un po' Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Un po' hanno messo il KC1 l'intonaco lassù. Ti ricordi veniva giù tutto? È vero. Finalmente. Avevo tu a portarmi sulle spalle, hai fatto 7 rampe di scale, lo contate pure questi due. Sì, però le scale che fui io col peso tuo, che non è che pesi poco ormai, cominci un po' a pesare, è come il doppio delle scale di uno normale che li fa senza nessuno. Vero. Almeno fa un po' di esercizio, no? Buona giornata. Guarda che panorama ho qua. Eccoli, va. Guarda che spettacolo. Io non posso guardare. No, no, babbo non è che si espone lì, sennò caschi giù di sotto. Eccolo Stefano, va. Dai l'autorizzazione alla pubblicazione di questi filmati da ieri oggi? Che problema ci sta, figurati. A posto, confermato. Grazie Stefano. Assolutamente. Stavo dicendo, adesso ho capito perché si dice il car che dorme, perché di profilo ho notato che ha lo stesso muso di un cane che sta dormendo, insomma, che riposa, afflosciato, e quindi adesso ho capito perché c'è questa spiegazione. Sì, infatti. Oh, proprio dell'autobus. Attenzione. Sì. Il Monte Conero. Anche detto il cane che dorme. Sì. La grotta. Sala San Benedetto, Giuseppe Labri. Guarda le cingomme qui per terra ora. Sembra asfalto. Un po' lì aperto. Volevo aprire. Vediamo che c'è chi io. Chi c'è? Oh, un buco. Ah, una presa d'aria, guarda. Porca miseria. E dopo bisogna che illuminiamo, eh. Io voglio vedere. Voglio vedere la profondità. Dopo noi pensavamo che c'era un nano. Oppure un orco. Un orco buca lì dentro, guarda. Sì. Come ci fa? Da dentro quella è una presa d'aria. Tipo pozzi che respira tramite quei pozzi lì. Vero. Dopo Papa dovremmo nominare. Sì, i benedettini. È il V della Santa Casa, dei Campi de Loro. C'è il V. Cantine del Bramante. Azienda agricola Santa Casa de Loredo, guarda. C'è un sacco di tipologie di vino. Ho fatto la doccia di sudore invece della doccia di pioggia, pensa tu. Piove sulla fronte, piove in fronte, non piove in cielo. Piove in fronte, come diciamo io e te sempre, vabbè. Sì, sì. A posto. La facciata della chiesa bisogna riprenderla sempre perché vale la pena. Tutte le volte che veniamo su c'è sempre un fiolo che piagne, una fiola. Sempre i strazi del pianto, pensa. Pensa tu. Se Adamo ed Eva non aveva ascoltato a Satana, no? Al demonio, quanto scialamie che nessuno piagneva, nessuno moriva, non c'era lo strazio, non c'era i pianti, non c'era la zombità, la morte. Quanto se stava meglio se Eva non aveva ascoltato al demonio. Gente, che roba, pare che lo ammazza. Ecco, ci troviamo dopo essere andati all'interno della Santa Casa, qui la fontana della piazza principale del santuario di Loreto. Guarda un po' quanto è bello, fa sempre un certo effetto. Sente poco un trono sottofondo, però che non fa niente, fa venire i nervi. Trona, vieni giù tutto, viaggio. Qui ci doveva essere un lago d'acqua alto 2 metri. Di quanta pioggia c'è dove sta? Ma sembra proprio un lago alto 15 metri. Sì, qui ci facevi il bagno qui in mezzo, gustavo. Però dopo era freddo. Certo. Guarda che roba, oh, i draghi. Pensa, adesso questa è acqua pompata, no? In automatico, no? Elettronicamente. Una volta veniva una falda acquifera dalle colline dei Recanati che alimentava la fontana, l'acqua corrente addirittura. Quindi l'acqua che scorreva proprio in tutto un continuo. Sì, perché immaginiamo da un acquedotto veniva oltre, io ci sono bucato dentro quell'acquedotto. Invece adesso è proprio una cosa da riciclo, sì, tanto, circuito chiuso. Immaginiamo un tempo quanto pioveva di più. Certo. Adesso ci siamo scordati ormai. Sì, infatti è vero. Nemmeno un ricordo c'è più rimasto. Certo. Speriamo in tempi migliori per la pioggia, per... Sì, sì, che ritorna come un tempo. Va un po' la polizia con la Seat... Ibiza. Non è Ibiza. È vero, non è. Che toglie la bugia da te, vale. Sì, sì. Ah no, quella ragazza. Ah no, ha chiamato a quella. Perché ha chiamato la polizia? Ci deve essere un motivo. A posto, dai, andiamo a vedere il Papa Orco, va. Sì. Bellissimo. Qui mi ricordo quando nel 96 è venuto Giovanni Paolo II, si è messo lì, nella penultima arcata. Ha detto un sacco di battute scherzose, ci ha fatto ridere a tutti. Pioveva, allora tutti con l'ombrello, ha fatto qualche battuta. A quei tempi pioveva allora? Sì, sì, quando è venuto il Papa, fino al 98, 98-99. Poi si è imbastardito tutto. Certo, tanto il governo ha fatto la disfatta al clima, ha distrutto il clima. Con la geoingegneria, queste scie cliniche. Sì, sì. Dopo è cominciato pure a Maggiugorie nel 2000 non c'era, sì, sì. In Italia è iniziato subito l'attività, poi nel 2001... Diciamo che l'Italia ha fatto quasi da cavia. Sì, è una cavia, ha fatto da cavia per i cambiamenti climatici, sì, che noi ne abbiamo risentito non solo in Italia ma in tutto il mondo nel 2003. Ti ricordi nel 2003? Che poi si sono sparsi nel vario emisfero. Quindi... Te pensa, perfino il Nilo era quasi asciutto. Nel 2003. Ma io dico una cosa, ma a che serve questa cosa qua? Serve per non far piovere, cioè per quale motivo non deve piovere? Perché... Non solo, per farci sta fermi, il poliallevamento non deve ne alzare la testa. Devono stare sempre a cuccia. Sì, a cuccia devono stare, e in più per il commercio dei farmaci. Ah, ecco. Per i soldi, per il comune... Così le case farmaceutiche si ingrandiscono sempre di più. Sì, fanno sempre più affari, noi stiamo sempre più male. Anche se la vita media dura un po' di più, allunga la vita. Ma con quale sofferenza però ci arriviamo? Con la sofferenza della speculazione commerciale. Cioè che uno deve vivere un po' di più. però devi vivere in sofferenza. Sì, in sofferenza, sempre più tribolati. Non ha nessun interesse a vivere così, insomma. Sì, è vero, schiaccia, oh, non c'è babbo, sì. Non ha nessun senso. È vero, vedi, il Papa Orco è pieno di rosari, perché la maggior parte di chi è che li mette lì c'ha bisogno di una grazia, sì, sì. Però li mette lì per non recitarli, perché non gliene va. Allora li mette lì pensando che mettendolo lì c'ha la grazia da su Papa, e invece in realtà gli va via tutte le grazie perché non lo recita. Quella è un'arma da recitare. Guarda che roba, guarda, guarda, è pieno di rosari, anni 90, anni 2000, anche rosari apostatati, tutto c'è lì. Guarda il Papa Orco. Ciao Gabriele. Ciao. Mi vuoi bene? Sì, però c'ho paura. Anch'io ti voglio bene. Dammi una mano. Dai, dammi da... Aspetta, oh, c'ho la schiena a pezzi, aspetta, Ecco, gliel'ho fatta. Dammi una mano, dai. Bravo, bravo. Ti voglio bene. Vedi che ti vuole bene. Lui voleva tanto bene ai bambini. Vedi, pure qua, è l'oliva. Vedi? In mezzo ai fedeli predicava il Papa Orco. Bravo, Matteo. È vero. A posto. Oh, mi ciechi? Scusa. No. No, non si vede niente perché la luce è di là. Vabbè, un po' si vede, dai. Oh, ci salutiamo qui, Stefano. Vabbè, io ti ringrazio di tutto, dei arrosticini favolosi. Grazie di tutto pure a te. Sei bravissimo. Ci vediamo prossimamente, se hai occasione di passare da noi fermati, ci fai sapere. Ci vediamo prossimamente nel canale Orgomentale Dominio Matteo Montesi. Va benissimo. Con nuovi arrosticini. Come hai occasione di passare dalle parti nostre, ti fermi, ci fai sapere, tu sei sempre benvenuto in casa nostra, le porte sono sempre aperte. Grazie, la stessa cosa a voi. E mi fa piacere tantissimo, guarda, se veramente venite, così passiamo qualche ora in compagnia, in allegria. Ci raccontiamo un po' di storie, un po' di storie anche personali, del mondo, insomma, ecco, una cosa... Anche di macchine, che oggi mi è interessato tanto, però il discorso di macchine non si è potuto affrontare nel video. Lo faremo un'altra volta. Pazienza. Va bene. Oh, ciao, fine, allora, un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ecco. Alla prossima edizione. A posto. Ciao. Ciao, ciao. Oh, guarda un po' il cuoricino, cammina per laterale come nonna Pincina. Va su tutto, va su, cuoricino!